Bene, avvocato Cerchiara, la ci dica la sua deduzione odierna. Allora, buongiorno a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, noi già ci conosciamo e in questo momento di difficoltà del paese, perché lo sapete, il Presidente della Repubblica ha rifiutato ministro nominato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, eccetera, eccetera, si è messa in moto una crisi delle istituzioni. Noi vogliamo dire alcuni concetti che riguardano l'Europa, perché è stato giustamente detto da una parte, ma è giusto che il Presidente tuteli l'Italia dal punto di vista di quello che può succedere all'Italia per le vicende finanziarie che la colpiscono. Però dall'altra parte noi dobbiamo anche dire delle cose. Quindi quello che dice il Presidente è vero che è sufficiente un ministro dell'economia che non mette in dubbio la zona euro, ma quindi l'Italia nell'euro, ma praticamente vuole il cambiamento dell'Europa per già sommuovere negativamente i mercati finanziari. E questo però è un fatto negativissimo, perché praticamente ormai il nostro è un paese assoggettato ai mercati. Quindi quello che dice il Presidente della Repubblica sulla base di alcune norme della Costituzione non è sbagliato, che bisogna tutelare i lavoratori, è giusto, scusate, che bisogna tutelare i risparmiatori e praticamente gli investitori, è giusto, soltanto che lui ha difeso soltanto quella categoria di persone, quella che interessava a lui. Lui, quindi, è referente di quella categoria. No, perché questo punto bisogna esprimerlo bene, perché non è che non ci deve essere la tutela del risparmiatore e dell'investitore. Ma l'investitore di oggi non è un risparmiatore. Non è, è una banca l'investitore di oggi. Ma adesso fatemi parlare. Dai, no, vabbè, dai. No, voi sapete che io ho una visione che è moderata, però certe volte è più rivoluzionare dei rivoluzionari, perché lo è dal punto di vista giuridico. Allora, sì, va tutelato risparmiatore, investitore, anche investitore, quello che guadagna sulla pelle, specula se i cittadini che stanno male economicamente delle nazioni, diciamo, povere della comunità. Che a loro volta sono truffati dai direttori di filiali delle banche. No, poi voi quando parlate... Vabbè, no, perché non è perché non... Vai avanti, non, allora, non disperderti. Che cos'è che non va bene il Presidente? Che lui contemporaneamente alla tutela di quei soggetti e quindi anche alla tutela dell'Italia rispetto al mercato, perché l'Italia va tutelato rispetto alle business del mercato, è come se... È opinabile, ma no. È un livello di ragionamento che può essere completamente il cittadino marginale. Però andava tutelato il cittadino normale. 5 milioni di italiani sono in povertà. No, 8, siamo arrivati a 8. Non mi potete interrompere sempre, se no non è... Vai, vai avanti. 5 milioni di italiani sono in povertà. Andava tutelati i lavoratori che non sono tutelati più. Andava tutelate le imprese che non sono tutelate più. Andavano tutelate le persone anziane che non sono tutelate più, andavano tutelate tutte le persone che hanno perso lavoro, tutti questi soggetti che sono stati impoveriti dalla comunità europea e dalle vicende finanziarie che hanno praticamente dominato una vicenda europea, pure quelli andavano tutelati. Allora se lui avesse fatto un discorso in cui considerava la tutela di tutti, lui non avrebbe mai preso quel provvedimento che ha preso. Lui lo ha preso perché ha tutelato non gli italiani, ma da servo dei poteri forti internazionali, della finanza internazionale. Quello molto probabilmente è così, però io non sono in grado di dirlo. Ma se lui, come dice, ha voluto tutelare gli italiani, lui lo ha dimostrato con le parole, ha tutelato soltanto gli investitori e il mercato. Se lui voleva veramente tutelare l'Italia, avrebbe dovuto dire: io da una parte devo tutelare questi, ma dall'altra devo tutelare quest'altri. Quindi lavoratori, imprenditori, massaie, vecchi, anziani, tutto quello che volete,
pensionati esodati che praticamente non hanno, a causa della Fornero, eccetera eccetera. Allora, se avesse detto tutto questo, avesse preso una decisione, uno poteva dire che la decisione poteva anche non essere d'accordo con lui. Ma lui non ha preso la decisione per tutti. Lui ha preso la decisione per i suoi mandanti. Solo per la, lo ha detto, per la tutela praticamente di questi soggetti, che peraltro devono essere tutelati. Lui doveva prevedere questo. Questo è tutto da dimostrare. Anche gli investitori vanno... No, assolutamente no, assolutamente no. Noi abbiamo una visione della società molto diversa. No, ma anche perché? Perché l'investitore può essere anche la semplice persona. Una volta, oggi non è più possibile, per legge non è più possibile comprare i titoli di... Migliaia di cittadini normali che hanno fatto dei sacrifici tutta la vita, soprattutto per le banche, quelle toscane, che avevano racimolato i soldi di, un interi, di interi sacrifici e di una vita, e li hanno appunto truffati. Esatto, e quelli, non so, quelli vengono chiamati investitori, ma sono cittadini normali che vanno in banca e, come ha detto il Sole 24 Ore, è inutile che fate i rivoluzionari, fate parlare a me, dai, sono in grado di esprimere questi concetti. Vabbè, e voi, perché no, 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 vabbè, no, dai. Perché voi siete continuamente arrabbiati. No, non siamo arrabbiati, ma lucidissimi. Quando si parla di investitori, si parla di persone comuni che non hanno mai sentito niente. Tant'è vero che il Sole 24 Ore ha pubblicato una prima pagina su quello che dovrebbe fare una banca per informare correttamente queste persone. Sì, quindi, ma quando parlava di investitori, parlava di investitori in botte CCT, non nelle azioni farlocche che gli hanno dato il Monte Paschi di Siena, la Banca di Etruria o la Banca di Vicenza. Non... Capito? È diverso, molto diverso. Non devi fare una contestazione a me, perché sennò no, non parlo più. No, faccio la contestazione al concetto che hai espresso. No, il concetto che hai espresso è giusto, perché l'investitore in generale è chiunque. Chiunque investe. Una volta. No, come no, come una volta. L'investitore di oggi è chiunque. Non puoi comprare direttamente i botti CCT come era fino al 1982. Ma che c'entra adesso? Che c'entra e come? No, no, c'è una differenza sostanziale. Perché quello andava tutelato eventualmente. Cioè quello che compra i buoni del tesoro dello Stato italiano. Che non conosci niente di diritto. Come fai a dire che un soggetto non deve essere tutelato? No, deve essere tutelato. E allora basta. Ma deve essere tutelato quello che ha le carte in regola. Ma state zitto, non di cose che non sai dire e che non ne hai concetti. Come fai a dire che qualcuno non deve essere tutelato? Vabbè, scusate, ascoltatori, perché è benissimo così. Sai cosa ti dico io? Quelli non solo non devono essere tutelati, ma devono essere uccisi. Questo lo dico io, capito? Devono essere uccisi questi mascalzoni. Ecco, siamo fuori proprio dall'ordine costituito, proprio dal punto di vista umano. Invece, ascoltatemi, ci sono delle persone che proprio in quel settore lì, che è un settore in cui l'elite finanziaria ha costituito delle forme di... Oddio, di chi è sto telefono? Mia, non si preoccupa. Delle regole a loro favore, che non sono... in cui c'è bisogno di una grandissima tutela. Quindi, ha fatto bene il Presidente a dire quello. Solo che ha detto che ha voluto difendere solo quelli. No, dai. Hai capito che cosa ho detto? Ma ho capito, ma non siamo d'accordo per niente. No, ha fatto bene a dire che vanno tutelati i risparmiatori e gli investitori. Ma quali risparmiatori? Solo che doveva dire che vanno tutelati tutti i cittadini, anche quelli che non sono investitori. Perché se tu dici che non devono essere tutelati gli investitori, commetti un grave errore. Allora, un errore giuridico. Un falsario, oltre a essere mafioso, è anche un falsario. Ma che cavolo sta di? Ma quelli che hanno comprato alla Banca Toscana, che sono falsari. Allora, hanno comprato delle... Allora, di quelli devono essere tutelati. Quando parlava di investitori, parlava degli investitori, di quelli che comprano i botta alle aste, come specialisti delle aste, dei buoni del tesoro. Quelli tutela lui, perché parlava di buoni, se parlava di bond, parlava lo spread c'è solo sui buoni del tesoro, hai capito? Lo spread c'è solo sui buoni del tesoro, non c'è sulle altre azioni degli investitori della Banca Etruria o degli altri, non esiste lo spread lì. Lui parlava di quegli investitori lì. Allora, io direi di ritorniamo su questo argomento quando non c'è Orazio, perché con Orazio non si può parlare. Bravo. Non si può parlare perché sbaglia, perché dice delle cose che di
sarebbero anche giuste, ma che meglio. Non c'entrano con quel discorso che sto facendo io. Perché il discorso che sto facendo io è che dal punto di vista giuridico delle sue responsabilità... Ma non siamo più in un clima giuridico, lo vuoi capire o no? Vabbè, allora che... Siamo nella lotta all'ultimo coltello, l'hai visto ma o no? Esistono. E allora tu puoi giocare a sputare all'avversario quando quello c'ha un lanciamissili puntato su di te. Io devo dire le cose che sono giuste. Il presidente, proprio perché ha detto una cosa giusta, forse non l'hai capito, proprio perché ha detto quella cosa giusta, vabbè. E 2 miliardi di cose non le ha dette, lei deve essere colpito, e non l'hai capito te, vabbè. E cerca di capirlo e noi ci rivediamo un'altra volta, vabbè. Che cazzo, ciao. Se sei cretino io che ci posso fare?